Vediamo un attimo, vediamo quante altre. Quante altre più o meno secondo te questa? Ma questa il terzo filo è 3,10 metri. 3,10 metri, quindi c'è un 2,80 metri. Sì. Ed è piena di formazioni fruttifere sino alla punta. Sì, eh? Sì, sì. Spettacolare, sono sempre con i ragazzi De Marco. Allora, dai, forza. Allora. Dobbiamo fare la foto. Uno già ne hai tagliato, perché l'hai tagliato qua? Perché ce n'ha 4-5 di gemme. Perfetto. Vogliamo farle vedere, spegniamo un po' anche se. Sì. Su tutte, su questi rigonfiamenti su gemme a fiore, quindi farà il fiore. Sì. Qui cosa vediamo? Che qui ma abbiamo che... degli abbozzi così, poi non abbiamo niente se non in punta e forse. Allora a questo punto facciamo un taglio corto. Perfetto. In modo che da qui cosa fa? Tira e esplode. Tira e esplode, sì. Perfetto, andiamo alla ricerca di qualche altra cosa. Allora, questo come lo vedi? Non c'è nulla. Non c'è nulla. Riesplode. Taglio qua. Esattamente, ok. Perfetto, guarda che anche qui non c'è nulla, quindi se tagli poco poco so, quindi nessuna paura di queste, di questi tagli speronati, perché da qua ti riparte tutto di più. Perfetto. Queste sono produttive, va sì. Bene, qua, diamo un'occhiata qui, qua ecco questa è tutta roba produttiva, tagliamo sperona, qua. Tutta roba produttiva anche questa, quindi perfetto. Sperona, bene, anche queste due possiamo speronarle leggermente corte perché sotto è produttivo, vogliamo far vedere che è produttivo da che cosa, ecco si vedono. Formazioni fruttifere, gemme. Andiamo qua. Questo è brindillo, non si spara sulla Croce Rossa. Sì. Questo è un po' qualcosa che non ha un... Beh, questo tutto sommato, guarda come sta messo. Sì. Io direi che lo lasciamo. Sì. Questo lo lasciamo. Questo qui gli facciamo solo una tolettatura qui. Sì, perché qua di sotto ci sono praticamente. Ok, benissimo. Questi sono brindillini e li lasciamo. Perfetto, finito. Ecco, vedi. Oh, scusami. Quindi tutto pieno di foglie. Ovviamente abbiamo deciso di farlo quando sono cadute le foglie, quindi più là sarà anche più semplice. Però la pianta è piena di formazioni fruttifere, che è un po' la meraviglia di cui avevamo bisogno. Questo è un po' tutto l'impianto. Quindi se noi adesso vogliamo velocemente fare questa, che è un bell'asse, allora, quindi stessa cosa, allora, vai. Qua non abbiamo avuto risposta, quindi ripetiamo, cosa significa non ha avuto risposta? Non che qui risposta, non abbiamo formazioni fruttifere, okay. Le abbiamo troppo in punta, okay. E ritorniamo qui. Con un taglio di qualche centimetro. Questo anche altrettanto. Qui, altrettanto, benissimo. Qui la risposta c'è stata, perché è stato tagliato qui e abbiamo, facciamo vedere, allora, sono formazioni fruttifere. Quindi dove non ce la, poi lo mongoniamo. Esatto, perfetto, e qua ci stanno, si qua vede? Per esempio giusto la c'è la gemma, qua la tagliamo qua. Perfetto, ok, qui abbiamo avuto? No, dico, questo qui già... Possiamo tagliarlo in questo modo, addirittura sì, perché c'è qui. La risposta qua. No, perfetto. Okay, perfetto. Okay. Tagliamo qua così, lasciamo esatto, fare questo. Benissimo. E questo magari questo lo monconi da qui perché tutto sommato è una risposta. Ecco, quindi questo è un settore tutto a frutto. Frutto, okay. frutto. Queste sono formazioni fruttifere deboli e le lasciamo tutte. Sì. Non c'è nessun questo problema. Qua, volendo si può pure tagliare accorciare qua. Perché? Fammi c'è vedere. Gemma qua. E ce ne sono anche altre. E ce ne sono anche altre, sì. Okay, ci sono perfetto. Già due o tre gemme. Ok, questa qua la stessa situazione. Benissimo. Lato, mondo anche qua. Idem a questo, in perfetto. Questo lato qua. Ok. Guarda, quando è così. Qui questa è tutta inespressa sì. E quindi possiamo ritornare. Qua non c'è nessun, anzi c'è qualche cosa qua, però c'è la gemma qua in punta, magari lo possiamo tagliare. Va benissimo. Qua, questa ha risposto bene. Sì, ci sono le due pendille così. Perfetto. Allora noi vediamo che al secondo anno noi già abbiamo un monoasse dove riportiamo tutte le formazioni fruttive sull'asse. Okay. Abbiamo esposizione alla luce, pezzatura, sì. Controllo fitosanitario. Sì. Perché, scusa, mettiamoci a favore della luce, perché il problema principale qui sono la psilla. Sì. Quindi immaginiamo nel momento in cui non avremo anche dei, diciamo, particolari prodotti specifici, che comunque li cambiano e sono meno efficaci, noi qui dobbiamo andare con dei prodotti a basso impatto ambientale, anche dei saponi di potassio, anche i sali potassici. Anche un qualcosa che in un certo senso crea condizioni inospitali all'insetto. E le condizioni inospitali sono dovute anche a che cosa? Al fatto che abbiamo una parete. Sì. E quindi è difficile per l'insetto svilupparsi dove abbiamo una forte esposizione, soprattutto ai caldi estivi. Quindi questo è molto importante. Va bene, quindi mo ci dobbiamo prendere l'impegno. C'è una situazione del genere, giusto? Allora, questa è una gemma. Sì. Se tu vedi che si è troppo sviluppato, vai e riprendi, perfetto, da qua. Questo volevo capire. Perfetto. Ok, perché troppo. Questo invece ha risposto. Sì. Questo raccorciato, perché vedi non ha formazioni fruttifere. Questo è la stessa cosa. Benissimo. Perfetto. Va bene. Ok, grazie ragazzi. Grazie.